Al via in piazza Mattarella, Rocca di Caprileone, l'evento Sicily Food, tra i più attesi dell'estate caprileonese, organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Bernardette Grasso, dal consigliere comunale delegato Ivan Carcione e da varie associazioni, tra cui Sicily Food. Bancarelle, show cooking con gli chef tra i più rinomati del panorama siciliano, dove potrete degustare i piatti della tradizione rivisitati in chiave gourmet, preparati con ingredienti di qualità. Scopri i sapori autentici della Sicilia e dei Nebrodi, il territorio che accoglie al suo interno il più grande parco zootecnico regionale. L'ingresso a partire dalle ore 19:30 e le degustazioni sono gratuite. Sabato 22 e domenica 23 luglio in piazza Mattarella di Rocca di Caprileone, street food, gourmet, degustazioni, show cooking, presentazione delle tipicità del profondo food. Mentre venerdì 28 luglio in piazza Vittorio Emanuele a Caprileone. Quindi abbracciamo un po' tutto quello che la conserva e quindi l'alimentazione del nostro benessere. Sì, stiamo portando le eccellenze del nostro laboratorio, che è la Bottega Reale, e qui a Sicily Food. L'olio extravergine di oliva, che oli essenziali estratti naturali in questo caso dagli agrumi e anche dal peperoncino. È un dolce antico che risale al 1200-1400. È un presidio slow food fatto con ingredienti di agricoltura locale. E questa qua è birra prodotta tra l'altro proprio qui a Rocca di Caprileone. È un prodotto che ultimamente sta andando forte. Questo è il dolce tipico di Figaro, il mio paese. Era un dolce artigianale che veniva fatto in casa dalle nonne, che noi adesso riproponiamo come pasticceria. E noi abbiamo portato una selezione, una piccola selezione di conserve, di marmellate e pesti di pomodoro secco. Oggi l'inaugurazione di questo evento Sicily Food, un'iniziativa che arricchisce l'estate di Caprileone. Questo è, abbiamo inaugurato il cartellone estivo con questa iniziativa Sicily Food. È un'iniziativa patrocinata dall'assessorato agricoltura e foreste. A quel punto il comune di Caprileone ha partecipato, quindi ha beneficiato appunto del contributo dopo aver partecipato ad un bando, e abbiamo voluto proprio inserirla come inizio delle manifestazioni estive, perché riteniamo che sia un evento importante per il nostro territorio, ma per fare conoscere il nostro territorio, ma anche per promuovere il Made in Sicily. Noi abbiamo in Sicilia una grande opportunità, che è data appunto dall'agroalimentare, dalla gastronomia e dal turismo, si coniuga bene con il turismo, e questa manifestazione appunto questi tre giorni oggi si può conoscere il territorio dei Nebrodi, ma tutte le eccellenze della Sicilia. E hanno partecipato non solo grandi chef, ma anche e la Federazione Internazionale dei Pasticceri, perché oggi il livello è alto e vogliamo anche con questa manifestazione sostenere quei produttori, sostenere quegli agricoltori, coloro i quali perseverano nel conservare, nel volere tramandare l'identità siciliana, perché ogni territorio che è presente, di ogni provincia che è presente al Sicily Food, rappresenta l'identità di quel territorio. Quindi per noi è un brand importante, perché promuoviamo la Sicilia, promuoviamo i Nebrodi, ma promuoviamo appunto, come dicevo, i produttori e le eccellenze di tutta la Sicilia.